Un rapporto intenso, lungo, proficuo, quello che la poetessa spagnola Ada Salas ha con la Casa della Poesia, che gli ha assegnato il premio internazionale Regina Coppola, che ha ritirato sabato 11 maggio a Salerno. Salas ama la nostra terra ed in particolare l'area di Pestum e le sue vestigia. Sì, qua si sente veramente in una maniera forte la bellezza e anche si sente il passato di tutti quelli resti archeologici, tutta questa gente viva e non so, intelligente, tanti artisti che hanno vissuto qua secoli fa, è veramente commovente. Per esempio essere sulla spiaggia che è vicina a Pestum e bagnarsi, fare il bagno in queste acque, per me è stato, non so, come un miracolo, come un battesimo di questa bellezza e saggezza di questo Mediterraneo. Ventun anni fa lei è stata a Sarajevo, terra bellissima ma anche terra di morte, di guerre. Oggi ancora morte e guerra, Ucraina, Palestina. Cosa può fare e può dire la poesia? C'era che ha avuto una poetessa russa, Anna Akhmatova, che ha sofferto tantissimo la repressione di Stalin. Il suo marito è stato fucilato e il suo figlio è stato in carcere. E lei, come tante donne, andavano nella porta della carcere per portare il cibo, qualche cosa. E nella coda c'è una, era una donna vecchia che gli ha detto: lei può raccontare questo? E lei ha detto: posso. E allora lei ha scritto il Requiem. Il Requiem di Akhmatova è uno dei poemi più belli e terribili, che parlano dell'orrore. Ti hanno portato via all'alba. Io ti venivo dietro come un funerale. Nella stanza buia i bambini piangevano. Sull'altarino il cielo scocciolava. Sulle tue labbra il freddo dell'icona. Il sudore mortale sulla fronte non si scorda. Come le mogli degli strelizi ululerò sotto le torri del Cremlino. Lei ha parlato dell'orrore dello stalinismo, di una dittatura terribile, ma questo orrore si può, è qualsiasi orrore, perché i poeti parlano di quello che è universale. Allora, parlare in poesia dell'orrore, de cattiveria, se un poeta lo dice, allora parla di questo come un'idea generale e anche alla volta come una ferita individuale. Io penso che i poeti palestini, ci sono tanti poemi di loro che leggiamo adesso in queste manifestazioni a favore della vita, a favore di quel paese che soffre tantissimo. Quelli poemi sono, magari parlano meglio che tante immagini terribili che vediamo. Jack Hirschman diceva che avere il cuore infranto è l'inizio di ogni vera accoglienza. Noi pensiamo che la poesia sia questo, cioè quello di i poeti hanno la capacità di farsi carico dei dolori del mondo e di trasformarli in bellezza. Questo è un ruolo straordinariamente importante nella società di oggi. Ventun anni fa, la prima volta che ha conosciuto Ada in un ambiente tra virgolette bellissimo ma terribile allo stesso tempo, perché Sarajevo ricordava la guerra, le morti, insomma, non è cambiato niente. No, devo dire che sì, 21 anni fa abbiamo avuto la fortuna per la prima volta di incontrare Ada, di ospitarla agli incontri internazionali di poesia di Sarajevo, che
Allora organizzavamo in memoria di quello che è stato il presidente onorario di Casa della Poesia, Izet Sarajlić. Noi abbiamo sempre provato a costruire ponti di pace con la poesia, e quindi in quel caso facevamo incontrare poeti di ogni parte del mondo, cercando di ridare dignità culturale, sociale, di trasformare nuovamente in un luogo di incontro una città che era stata martoriata dalla guerra, dall'odio e dalla barbarie. Ada è stata lì con noi per la prima volta, da lì si è sviluppato poi un rapporto che è andato avanti in tutti questi anni, che poi ha prodotto anche la pubblicazione dei suoi libri in Italia, tradotti da Raffaella Marzano. Lei ha mai dedicato qualcosa alla guerra? No, non l'ho fatto. Non so veramente perché, io penso che non troverei le parole. No. Ho parlato del dolore, ma no di questo genere. Penso che non potrei. È un'idea che naturalmente mi preoccupa, magari mi ossessiona qualche volta, a volte, adesso tutto il tempo, ma penso che non potrei parlare. Per esempio i poeti spagnoli del 27, Miguel Hernández, Alberti, Lorca, che hanno... Miguel Hernández, Alberti, Machado, Lorca hanno stato uccisi per il franchismo e non avevano parlato della guerra fino al momento che la guerra è arrivata al nostro paese. In questo momento loro hanno detto che non potevano parlare di altra cosa. Magari non lo so, per fortuna o per miracolo ancora non abbiamo la guerra qui. Quindi chissà se l'avremmo, non so. E magari in questo momento parlerò con quelle parole terribili, con quelle parlano adesso i palestini. Casa della Poesia assegna un premio ad Ada, un premio insomma non è fine a se stesso, ma è anche uno strumento per dire qualcosa in più. Sì, questo è un premio in memoria di una nostra amica che faceva parte di Casa della Poesia e che non c'è più, e insieme con la famiglia Cavallo e Coppola abbiamo deciso di istituire a nome suo, e le caratteristiche sono quelle di assegnarla ad una... Innanzitutto una poetessa, quindi ad una donna che non solo si sia distinta a livello internazionale per la qualità della sua poesia, ma che abbia un ruolo sociale e di intervento nella realtà particolare. Quindi ogni anno, questa è la 7ª edizione, noi individuiamo una poetessa di livello internazionale a cui assegnare questo premio.